Allora, dove possiamo prendere Alfabeto Paesano? Dove lo Oh, possiamo qui naturalmente lavorare? lo mangiamo con grande piacere ai presenti. Nelle librerie di Folio è ancora presente, ancora disponibile il libro, e, insomma le edicole, insomma, c'è un elenco ancora presente anche sui social, comunque tutte le edicole del centro, anche la Ischia, Enna Edizioni, Mondadori, appunto vendita di Mondadori, insomma. È ancora abbastanza presente. Grazie. Io non so se avete Ma qualche. sì, Ah, è come sì, io ho visto lì. qualcosa. Sì, C'è Sì, anche c'è Salvatore. anche Salvatore. Prego, Clementina, vai tu, Sì. poi ti facciamo sapere. Buonasera. Niente, io volevo proporvi in questa sede, voi siete più giovani, quindi non l'avete letto il libro, un libro bellissimo che ha scritto anni fa, penso circa 40 anni, il professor Pietro Paolo Girelli. È una bella Folio dove ha scritto di alcuni, cioè, chiaramente del Bar Maria e poi alcuni personaggi foliani e anche stranieri che sono orbitati intorno al Bar Maria in quell'epoca. Poi ci sono altri libricini bellissimi, Viaggiatori a Ischia, dove ci sono tutte le impressioni, le emozioni di quei viaggiatori che negli anni 40, negli anni 30 venivano a Ischia e chiaramente osservavano l'isola con altri occhi, in modo diverso rispetto a chi ci viveva, e sono altrettanto belli, tipo Oden, Truman Capote e tanti altri che all'epoca, ripeto, negli anni 30-40. E poi mi permetto anche di dire, io ho pubblicato e presentato un libro circa 25 anni fa, Il Castello, l'Isola del Sole, dove ho scritto di luoghi e personaggi dell'isola, però molti anche di Forio, luoghi e personaggi, un po' di tutta Sì. l'isola, ma anche molti di Forio, Bar Maria, Boriva, che è stato un grande personaggio. Poi i Nicoletti del mio paese, dove ho un po' raccolto tutte le mie impressioni di quando ero giovane, adolescente. Ecco, sarebbe interessante perché, ripeto, Pietro Paolo, ti vedo, mi dispiace, ecco, il libro, io ce ne ho tre di libri. Lui ormai non si è ritirato, a panza da tanti anni, non esce da quando sta in pensione, forse a Furio non viene quasi mai, però mi interesserebbe proporlo, ecco. Condivido pienamente e aggiungo che il professor Pietro Paolo Girelli è un maestro sotto tutti i punti di vista, in particolare un gigante della letteratura universale, va ben oltre i confini paesani e oltre al citato Era bella Forio, segnalo anche Via degli Agrumi. È un po', diciamo, non nascondo di essermi un po' anche ispirato a questo suo prezioso lavoro, anche se il suo è veramente ineguagliabile sia dal punto di vista poetico che dal punto di vista della capacità espositiva, perché sono tanti piccoli ritratti che ne fanno un vero capolavoro. Io credo che uno dei compiti dell'amministrazione comunale, chiunque essa sia, debba essere anche quello di andare a recuperare questi scrigni preziosi della nostra memoria. Ce ne sono anche altri, ma visto che hai citato Pietro Paolo Girelli, ci tenevo a sottolineare questo grande personaggio di Folio, che forse, ecco, andrebbe stimolato di più, anche se lui è molto riservato. Per esempio, uno di quei personaggi non sono riuscito a intervistare, perché lui la fobia quasi dei microfoni e del parlare in pubblico così, mi ha detto io rispetto profondamente questa sua indignazione. Però sicuramente ce ne sono molti di questi, anche di opere del passato. Citavo prima Luigi Patalano, che è autore di questo Partogenesi di un comune, che è un libro che per Forio rappresenta sicuramente un qualcosa che va proposto alle nuove generazioni, così come le opere di Giovanni Verde, di altri scrittori, Maltese, lo stesso Maltese, Luigi Polito, che è stato l'ultimo grande vero poeta dialettale foliano, che è stato ricordato recentemente
recentemente dalle amministrazioni comunali, però la sua opera principale, che è i Vasapiedi, anch'essa è introvabile, ma anche lì ci sono tutta una serie di espressioni dialettali, di modi di dire, di personaggi, di luoghi, di fatti, che ancora oggi esistono, però passano sotto il nostro sguardo in maniera sempre più veloce, perché siamo distratti e presi da altre cose. Ma anche il libro di Luigino Patalano, che in effetti era proprietario della Colombaia, sì, è appunto, Luigi Patalano, interessantissimo, è anche quello là, molto, molto interessante, è stato presentato anni fa proprio qui alla Colombaia. Sì. Io, diciamo, il mio proposito era anche quello di esaltare un po' i personaggi minimi popolareschi, no? Bertolino, non so chi se lo ricorda, Bertolino era questo personaggio, no, un po' solitario, che viveva senza corrente, senza energia elettrica, aveva un corvo che forse aveva provato a pescare queste botte e questi botti che erano vietati. È un personaggio che quando io ero piccolo aveva un certo anche timore, inquietudine, e mamma ci diceva: vai a scuola, se no fai la fine di Bertolini, ho dato modo di dire. Però era un personaggio buonissimo, che non ha mai fatto male a nessuno, che anche quella è storia di Foligno, questi personaggi minimi, Bombisolo, no? Che andava alla RAI, magari lui riusciva ad esprimersi in perfetto italiano solo alla radio, non con continuità, però ci riusciva, che era un personaggio che pescava dei verbicelli da poi destinare alle esche vive. Insomma, tanti personaggi che sono fuori, io sono la foria più bella. Tanto per dire, ho scritto pure Adovato Bastianini, non so, forse non è forse ancora nato, no, però guarda il pare di bastimento giù al porto, vicino al volo, là vicino a quella banchina, e praticamente molti questi signori vendevano le patate, tutte le derrate che portavano dall'entroterra di Napoli. Io ricordo che c'era Mini Cuccio, si chiamava, che poi faceva il banditore, passava per tutte le strade di Foligno e diceva: burrito gente, scialapop, è arrivato basta niente, carico patate, cipolla, aglio, scialapoplica, cambulic, più povero. E quello che diceva per tutto il centro storico di Vita Antonio si chiamava. Come? Vita Antonio Usciancat, sì, Vita Antonio. E poi Bartolini, io ricordo un particolare, visto che era il parlato di Bartolino. Io ero bambina e andavo al soccorso. All'epoca, lato destro della chiesa, non c'era ancora il muraglione, quindi c'era ancora tutto il terreno così com'era, il terreno scosceso, e c'era una grotta laggiù. Ripeto, è chiaro che non puoi ricordare perché non eri nato. E mi ricordo che io mi affacciai, era di buon mattino, perché a me piaceva andare su al soccorso anche al mattino. A un certo punto ti vedo uscire da questa grotta proprio giù in fondo, era proprio Bartolino, che secondo me viveva in quella grotta. Sì, sì. Perché io ricordo che poi uscì con, forse doveva andare a mare per i suoi bisogni, e teneva l'asciugamano in mano e se ne andò a mare e poi ritornò di nuovo nella grotta. Ricordo questo episodio che mi è rimasto impresso, perché io bambino dicevo: ma come fa questo signore ad abitare laggiù, come fa la spesa? Chiaramente noi bambini ci chiediamo tante cose, senza l'acqua, senza la luce, e secondo me lui si serviva solo dell'acqua di mare, sì, per tutte le cose che doveva fare. E abitava proprio in questa grotta. La cosa più incredibile è quando lui riusciva a mangiare i pesci, cioè la famiglia aspettava sul molo, e questo lo ricordo benissimo, che era piccolo, era quasi naturalmente, mi terrorizzava. Mangiava i pesci crudi, ma con testa interiore, spine, con una capacità proprio. Cose che non si possono dimenticare. Però ci danno l'occasione anche per aguzzare lo sguardo sul presente, sui personaggi che ci sono oggi. Io cito Camillo, che lo cito, l'ho chiesto anche il suo permesso e il permesso dei familiari. Cito Camilla, che è questo personaggio dolcissimo di Foligno, che c'è Camillo D'Ambra, ripeto, non è un relitto del passato. E molto spesso noi magari lo prendiamo in giro, oppure anche. Invece anche lui è un foliano, anche lui ha bisogno della nostra attenzione, di un saluto, anche se valutato
diciamo, a selezionare gli alimenti, perché altrimenti gli fanno male. Mi danno un cornetto. Io fatto un cornetto di però. Però per dire, è figlio di tutti, ad alzare lo sguardo, fa parte della famiglia. Fa parte della, ecco, fa parte della comunità, cioè in una comunità viva, nessuno deve sentirsi escluso. Esatto. E purtroppo noi non ci pensiamo, ma la nostra isola, anche Foriglio, è in preda a tante di queste piccole grandi emergenze. Pensiamo alla disabilità mentale, pensiamo agli ex tossicodipendenti, poi ce ne sono che sono, hanno i loro problemi, che magari ci danno fastidio fuori al bar. Ma anche lo stesso Antonio, il figlio di Annibale, che in effetti è un ragazzo intelligentissimo, lo vediamo che parla al telefono, perché ha bisogno di comunicare, in un modo suo per dimostrare che deve comunicare, perché ha bisogno di affetto, però lui pure è un personaggio della grande famiglia coreana, certo, perché poi ha bisogno di comunicare, di parlare con le persone, e quindi si accorge anche di una persona che sa pensare, che è intelligente, perché veramente lo è, sì, sì. Grazie. Salvatore, avevi una domanda veramente o era una cosa? Sì. E che dovevi chiedere? Cosa dovevi chiedere? Ma cosa state parlando? Ecco, di cosa state parlando? Stiamo parlando di una cosa, Salvatore, che speriamo anche tu possa fare quando diventi vecchio come me, e cioè la capacità di poter ricordare gli anni belli della tua infanzia, anche gli anni belli della tua infanzia, perché ogni giorno è importante. Io quando ero bambino, per esempio, sai che cosa pensavo? Pensavo di essere poco importante, perché le scelte importanti le facevano gli altri per me, i grandi, no? Loro decidono come mi devono vestire, loro decidono cosa devo mangiare, loro decidono se devo andare a scuola o no, loro decidono tutto per me. E io pensavo di essere per questo poco importante, perché non decidevo nulla, era mamma, erano i miei fratelli, erano gli altri che decidevano. Invece non è così, perché tutto quello che tu vivi, anche oggi, che magari non riesci ad apprezzare fino in fondo, per te un domani chissà potrebbe essere un momento importante, capito? Di questo stiamo parlando. Sì, ma si può chiedere se si può mettere, ma perché quella signora diceva che sia una cosa su un altro libro? Quale signora? Ah, perché un'altra delle cose belle dei libri, sai qual è che sono come le noccioline e gli arachidi, uno tira l'altro. Se uno apprezza un libro, non si accontenta di quel libro, ma ne vuole un altro, perché pure è bello, e quindi approfondisce, ogni libro richiama un'altra lettura, capito? Per questo grazie a voi.